Ben ritrovati con Trieste in diretta a tutti i telespettatori di Tele4. Questa mezz'ora che la passeremo assieme a Elena Tea Russo, che ci racconterà, oltre a essere dottoranda e facente parte dell'associazione Sinapsi, ci racconterà degli aspetti legati alla fisica e, diciamo, il mondo dei supereroi. I due mondi si intrecciano molto più di quanto si possa pensare, e ora capiremo il perché. In particolare viene un po' fatta luce su quelle che sono le dinamiche che poi i supereroi, nella loro versione ovviamente più cinematografica o fumettistica, spettacolare e fantascientifica, poi devono fare i conti però con quella che è la realtà delle cose dettate dalle leggi della fisica. Come detto, ne parleremo con Elena Tea Russo, alla quale chiedo innanzitutto come nasce l'idea di dedicarsi a questo settore. Il settore dei supereroi, Avvicinare la fisica ai avvicinare la supereroi. fisica ai supereroi. Allora, nasce perché ho letto il libro di James Cacalios in merito, quindi non posso prendermi i meriti di aver inventato la teoria della fisica dei supereroi, che ho trovato davvero molto interessante, spiega molto bene alcuni principi di fisica basandosi su cultura pop sostanzialmente. E l'aspetto più interessante è che la comunità degli scienziati, diciamo, e la comunità dei fan dei supereroi in realtà sono piuttosto intersecate. Quindi ci sono molte persone che leggono molto volentieri i fumetti, fin dagli anni 70 e 60, e poi si mettono a pontificare anche con gli autori riguardo a imprecisioni, scorrettezze, cose fisicamente non proprio Quindi accettabili. Stan Lee gli fischiano le orecchie da 30 anni Io circa. suppongo di sì, ma se ne è fatto una ragione. Immagino anch'io. Su questi poi diciamo, gli argomenti trattati vertono in particolare su tre figure molto note proprio al mondo dei fumetti, al mondo di chi poi si è avvicinato anche, ripeto, cinematograficamente, visto che negli ultimi anni le case produttrici hanno portato al cinema dei colossi. Dal punto di vista soprattutto degli incassi che al cinema hanno sbancato, che sono proprio questi supereroi, in particolare Spider-Man, poi Ant-Man e l'ultimo, non me lo ricordo più, Flash. Flash ovviamente, Flash. tutti e tre facenti parte del mondo Marvel, poi ci sono i corrispettivi dall'altra parte DC, però insomma diciamo che le leggi della fisica valgono per tutti, quindi se non c'è un Più o meno. uomo ragno DC, però c'è un Quicksilver. Che fa da contraltare da una parte, poi per Ant-Man non si sono ancora inventati qualcosa. Come mai, anzi più che come mai, partiamo dall'Uomo Ragno, forse più famoso, con Flash, francamente, più famoso ai più. Cosa stride nel suo modo di fare, nel suo modo di agire? Allora, la questione nasce da un episodio del 1970 e quello che stride in realtà è il fatto che lui è un ragazzino che non ha idea di quello che sta facendo in buona sostanza. Viene punto da questo ragno morso, anzi, intorno ai 17 anni e da lì ne fa di ogni colore, da qui anche nasce la famosa frase da grandi poteri derivano grandi responsabilità e lui lo apprende proprio sulla sua pelle. E nasce in un periodo in cui il fumetto del supereroe americano passa da una visione del supereroe più patriottistica, in cui il supereroe è immortale, imbattibile, limpido, una persona quasi impossibile da trovare in natura, ad avere delle persone reali. E lui, come primo esempio, praticamente è non solo uno dei primi supereroi che finisce con l'uccidere. No, spoiler, scusate. Non riuscire a salvare, ma riesce anche ad uccidere una persona che doveva salvare, che nello specifico era la sua ragazza, Gwen Stacy, ed è fra l'altro uno dei pochi personaggi Marvel che restano morti, perché come avrete notato negli ultimi film, resuscitare è più o Diventato meno molto è facile. molto facile. Gwen Vedremo Stacy se resta morta, talmente è stata fondamentale nella storia del personaggio. Resteranno così anche gli ultimi diciamo, dell'ultimo film che ha fatto ben discutere. Vabbè, comunque. E in pratica, come la uccide salvandola nel modo sbagliato, cercando di frenare la caduta di Gwen da un ponte, in modo pressoché istantaneo, con la sua ragnatela, nella vignetta che purtroppo non ho con me.
si vedono due fumettini estremamente esplicativi, uno è uno Sweep che rappresenta la ragnatela che va ad arrotolarsi intorno alla caviglia di Gwen e uno è uno Snap che arriva dal collo di Gwen. Quello Snap ha fatto discutere la comunità per decenni e alla fine, anche a livello di canon, diciamo, è stato appurato che quello snap era il collo di Gwen che si rompeva e quindi è stato Spider-Man a ucciderla. Ecco, l'ha salvata in modo sbagliato. Perché? Qual è stato il modo e quale sarebbe stato quello corretto? Esatto. Allora, noi abbiamo sempre l'idea di pensare che cadere da molto in alto fa molto male, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Fin qua. Il fatto è che in realtà non è la caduta in sé a farci male, perché fin tanto che stiamo cadendo va tutto bene, potremmo continuare in eterno come stanno facendo sulla stazione spaziale, che di fatto è in continua caduta e non atterra mai. Il problema è all'atterraggio. Allora, a questo punto uno deve intuire che atterrare contro un marciapiede o contro, per esempio, le ferree braccia di Superman non fa grande differenza. Esatto. Meno stile per Il qualcosa. problema è che uno cadendo accumula una grande velocità e deve decelerare di colpo, e dove c'è una grande decelerazione c'è un'enorme forza. Questo significa che qualunque sia la cosa che mi frena, se mi decelera con molto. Se mi decelera molto, mi fa male. Se mi decelera meno, quindi se Gradualmente, diciamo. gradualmente rallenta, mi rallenta e diminuisce la mia velocità, come può fare un tappetone, per esempio, allora va molto meglio. Infatti, dopo questo evento e dopo le lunghe discussioni che ci sono state, intorno agli anni 2000, è uscito proprio un episodio di Spider-Man in cui lui, memore della vicenda, opera un salvataggio spiegando precisamente la traiettoria che deve fare in modo da evitare che in pratica si spiaccichino tutti e due invece di di riuscire a compiere il salvataggio. Il salvataggio incriminato che dopo si è risolto male, invece era stato fatto come? Lateralmente? E il salvataggio era stato fatto lanciando una ragnatela dall'alto verso il basso. Ok. Gwen era qua, venendo, quindi L'ha arrotolandosi arrotolato intorno alla sulla caviglia, gamba e proprio tirandola su. tirandola su, quindi ancora peggio, perché oltre ad averla decelerata, l'ha accelerata all'incontrario, ancora Ok, quindi peggio, brusco in bruschissimo. maniera completa. E invece sarebbe più un effetto bungee jumping quello Esatto, ideale. l'ideale sarebbe stato averla presa, aver lasciato fluire un po' la ragnatela morbidamente in modo E che lei piano piano pian piano frenarla. decelerasse, frenarla e poi ritirarla su con calma. Ok, e quando si vedono poi nei film di questa natura, i salvataggi, diciamo, di caduta presi lateralmente, effetto Tarzan con la liana che prende al volo qualcuno che cade. Che, esatto, la fisica cosa indica? La fisica ci dice che si fanno tutti e due malissimo, a priori, perché è proprio un caso in cui se anche Tarzan riesce a fermare, Jane mentre cade, lui nel fermarlo fa una fatica incredibile, quindi è molto strano che quella liana non si rompa. Fra E l'altro, lei di nuovo decelera di colpo e quindi lei si fa si ferma, malissimo. francamente, si Sì, ferma su di lui, quindi. si ferma, decelerare significa passare da una velocità alta a una velocità Ok. nulla. Scusate, No, 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 sono giusto così, fisica, è un giusto termine così. tecnico. Sì, mi rendo conto. Ci si rifà agli esperti. Quindi, allora, là, prima ancora di preoccuparsi se Jane e Tarzan si fanno male, c'è da preoccuparsi se la liana tiene. La risposta è che se Jane è caduta da più di 3 metri, di solito no. Ok, e la stessa cosa vale per tutti i tipi di salvataggi di questa natura, Sì, sì, anche sì. se diciamo la liana, che in quel momento può essere la ragnatela di Spider-Man o la fune di Batman, anche se tiene, comunque le due persone cioè, subiscono dei danni Sì, importanti. se la liana, la corda è particolarmente elastica, allora il problema si risolve perché vado a recuperare la persona mi tira giù, la liana o la corda o Sì, quello sì, che è sì, sì, sì. si allunga e noi facciamo invece di una traiettoria dritta, facciamo così. Esatto. Ok, quel principio che era la base del salvataggio corretto di Spider-Man, quello diciamo di rallentare gradualmente per poi tornare in una posizione diciamo di sicurezza, che magari è tornare su o comunque frenarsi da qualche parte. Flash, che forse è fisicamente quello più così, anche mediaticamente più esposto, perché quando si parla di velocità, di questioni di velocità, luce, bang sonic, eccetera. Sì. Forse sono un poco più conosciute come Sì, dinamiche. probabilmente sì.
Flash ha due problemi di base. Il primo è che non corre in un mondo vuoto, ma corre in un mondo che è pieno d'aria. E l'aria ha questo brutto vizio che tu più vai veloce e più lei oppone resistenza. Quindi lui più accelera, quindi più raggiunge velocità elevate, più fa fatica a muoversi. E questa è una cosa di cui ci rendiamo banalmente conto noi quando siamo in mezzo a una raffica di bora a 100 all'ora e facciamo fatica ad avanzare. Quello è quello che sperimenta Flash andando a 100 km all'ora, ma poi il fumetto ci insegna che lui va ben oltre a queste velocità. E quindi deve un attimo gestire la cosa. E non solo, ma nel momento in cui supera il muro del suono, inizia ad avere tutta una serie di problemi per quanto riguarda il suo udito. Perché superare il muro del suono significa andare più veloce rispetto a quella che è la velocità del suono nella nostra aria. Quindi, se lui corre, qualunque suono che è stato emesso dietro di lui non lo raggiungerà mai perché lui va più veloce. Quindi, per tutto ciò che è all'indietro rispetto a lui è sordo. Ciò che gli arriva davanti per l'effetto Doppler, che è l'effetto ambulanza, in cui quando l'ambulanza si avvicina emette un suono più alto e quando si allontana emette un suono più basso, lui le voci che riceve le riceve estremamente più acute. Sente tutto quanto molto molto più Molto più alto e forte. non può parlare perché qualunque suono lui emette scappa dietro di lui. Ok, Non quindi non lo riesce a. sentirebbe nessuno Nessuno lo davanti a sente lui. arrivare, esatto. Magari lo sentono dietro Lo poi. sentono dietro e lo sentono anche con un bel caos perché c'è questo muro di suono E lo sentono sostanzialmente. in ritardo, francamente, cioè Lo anche sentono quello. arrivare Un dopo. disastro. No, non lo sentono arrivare. Fa danni con. Non so se vi ricordate che qualche tempo fa c'era stato un bang sonico nella zona di Milano che ha spaventato moltissime persone, fatto da due caccia, e non è che il rumore prodotto da Flash sia molto minore. E quindi avere Flash che ti passa vicino a velocità più alte di quelle del suono non credo che sia una bella esperienza. Per fortuna non la devo fare. Per la sua, diciamo, anche incolumità, la fisica come spiega il fatto che comunque lui non abbia problemi di questa natura? Cioè che lui corre e poi a un certo punto si ferma e non ha mal d'orecchie, non ha la faccia deformata, non ha nessun problema di udito. Non lo spiega. Non lo spiega. Non lo spiega perché anche lì lui nel fermarsi ha lo stesso problema che hanno le persone salvate nei salvataggi. Quindi se lui passa a una velocità estremamente alta, una velocità estremamente bassa, di colpo si fa male. Si fa molto male. Quindi crederemo ciecamente al fatto che Flash, oltre a essere dotato di altissima velocità, sia anche dotato di un corpo che sopporta tali velocità. Sono i superpoteri, se no non sarebbero super. Vabbè, poi non sarebbe neanche una fantascienza alle spalle, è un fumetto o un film che sia. Quindi si può dire un po' che Flash è forse quello che rompe di più per quanto riguarda gli supereroi, i concetti di fisica? Oppure c'è di peggio, come dire. C'è sempre di peggio, questa è la verità. Qualunque superpotere ci si inventi, è chiaro che essendo un superpotere si va contro la fisica. Bisogna trovare un bilanciamento che renda la cosa abbastanza accettabile, ma non distrugga il fatto che stiamo parlando di Chiaro, chiaro. supereroi, di fumetti e non di fantascienza. E un altro esempio abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico è Ant-Man, che è un supereroe capace di ridursi alle dimensioni di una formica. E qua entriamo un pochino più nel discorso biologico, o meglio biofisico. Pensiamo a come sono fatti gli occhi delle formiche. Non sono fatti come i nostri. Perché? Perché i nostri occhi non sono in grado di vedere se la pupilla non è sufficientemente grande. La pupilla di Ant-Man sarebbe talmente piccola che la lunghezza d'onda della luce sostanzialmente inizierebbe a diventare, diciamo, eccessivamente abbondante. Adesso non vi spiego tutto il principio che sta dietro, sta di fatto che lui vedrebbe il mondo a puntini, effetto fumetto visto da vicino, come facevano le stampe negli anni 80. Vedrebbe veramente molto male e probabilmente non riuscirebbe a sentire nemmeno perché i suoi timpani sarebbero calibrati. Cioè, i nostri timpani sono calibrati su certe frequenze, quelli di altri animali sono calibrati su altre, come sapete i pipistrelli sono in grado di sentire frequenze più alte delle nostre. Noi però questa calibrazione come viene fatta? Viene fatta in base a quello
come fatta a livello di elasticità la membrana del timpano e a livello di lunghezza. Se tu riduci il timpano diventa incapace di percepire le onde sonore con un'ampiezza più grande. Questo significa che in pratica se tu parli ad Antman lui non ti Non sente. ti sente, ok. O quindi oltre a non vedere, non ci sente. Non ci Non dovrebbe vede, non sentirci. ci sente, e se poi volessimo entrare nel dettaglio, qualunque processo biologico al suo interno sarebbe pressoché impossibile, perché bisognerebbe compattare una quantità di materia in uno spazio molto piccolo che renderebbe molto difficile avvenire tutti i fini processi chimico-fisici che fanno funzionare il nostro corpo, che sono, noi diciamo, fine-tuned, cioè sono proprio livellati con la manovella. Sapete la manopola che c'era una volta sulle radio Teleradio, che sì. dovevi metterti lì preciso, preciso a beccare la stazione? Ecco, sulle nostre dimensioni della cellula. Se tu riduci la cellula oltre una certa soglia, il giochino non funziona più. Ok, quindi proprio lui biologicamente non No, potrebbe esistere. no se poi. E neanche quando poi lui, come si è visto in Civil War, diventa enorme, cioè lì il problema opposto? Lì iniziano ad esserci altri problemi, prima di tutto connessi, penso, alla sua capacità polmonare, perché c'è un gioco di rapporto fra il volume del nostro polmone, che è quello che contiene l'aria, e la superficie, che è quella che l'assorbe, che renderebbe il polmone di fatto molto poco efficiente. Quindi, o sarebbe costantemente con l'affanno, o addirittura morirebbe entro pochi minuti per mancanza di respiro. Ok, e diciamo che si scindono un po' in due le analisi fatte fino adesso, perché da un lato si prende il gesto visto dal punto di vista fisico, come quello di Spider-Man del salvataggio, che al netto dei suoi poteri potrebbe fare chiunque se avesse, che ne so, una corda, dico per dire, tira di colpo, lascia andare, effetto bungee jumping. Dall'altro invece ci sono proprio gli aspetti fantascientifici del supereroe, cioè il poter correre così veloce o il potersi ridurre a dimensione di formica. Giusto. Quindi fondamentalmente si può dire che la fisica applicata, in questo caso, dei supereroi, vale, oltre a valere per tutti, chiaramente, diciamo un risvolto molto reale quando si parla, per esempio, di Spider-Man. Da un lato e dall'altro un po' di fantascientifico, quindi insomma è visto in due maniere. Sì, ecco, sì, giusto. Possiamo anche dividere fra la fisica che viene rotta dal superpotere e quindi Esatto. entra la parte fantascienza e a quel punto l'accettiamo perché sennò non ci sarebbe proprio la Certo, storia dietro. questo volevo E dire. invece la fisica che al di là del potere esiste e, come nel caso di Spider-Man, il più delle volte viene infranta perché di salvataggi orizzontali ne abbiamo visti a bizzeffe. Però pone delle questioni molto interessanti che sono state affrontate più volte, soprattutto quando uno inizia a voler arricchire la storia e anche iniziare a vedere i lati negativi dei superpoteri. Chiaro. Questo approfondimento adesso che noi abbiamo fatto in 18 minuti è invece stato affrontato il 6 giugno in una maniera un poco più, immagino, elaborata, estesa, no? Il 6 giugno sono stata, grazie a Trieste Città della Conoscenza, che ha ospitato me, la mia associazione, presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza, che si trova in stazione, dove ci sono quei bellissimi palloni arancioni blu nell'atrio della stazione, a raccontare. In un'oretta ci ho messo, con supporto di slide, e entrando un pochino di più nel dettaglio tecnico-fisico, due formule, non di più, lo giuro. La questione, non sono la sola che farà una cosa del genere. Il mercoledì prossimo, cioè domani, ci sarà Andrea Oddo, che invece si concentrerà sulle tematiche legate ai viaggi nel tempo, nella fantascienza, e anche quando a volte la fantascienza, fantasticando sulle ultime teorie scientifiche, si è inventata delle cose che dovevano essere fanta. E poi forse sono diventate scienza, In che senso? anticipando delle teorie. Ah, ma dato che è così, allora potrebbe. Purtroppo non è il mio campo di expertise, Ok. quindi temo che dovreste venire a sentire Andrea parlarne.
Però c'è un intreccio continuo nella fantascienza fra lo scrittore che è fantastica e a volte anche uno scienziato, soprattutto agli albori, quando avevamo la fantascienza più hard, e lo scienziato che invece fa le sue teorie, però per costruire le teorie bisogna avere abbastanza fantasia e di solito non è estraneo alla lettura di libri Chiaro, fantascientifici chiaro. o visione di film. E quello del viaggio nel tempo, nonostante non sia di sua appartenenza, è forse un concetto abusato, secondo lei, nell'arco della narrativa, nell'arco della cinematografia? Anche perché poi alcuni spiegano il viaggio nel tempo in un modo, altri come se ci fossero più futuri, perché ogni secondo è il futuro. Quindi e lì si entra poi anche in un loop in cui non si riesce a capire se effettivamente esiste un modo per viaggiare nel tempo o più modi per viaggiare nel tempo. Sì, è vero, apre alla porta a tutta una serie di questioni logiche sostanzialmente, di quello che può essere il nostro effetto tornando nel passato. Le modifiche Le poi. modifiche passate, poi come si ripercuotono? Ma se io uccido mio nonno, poi non nasco e non lo posso uccidere, quindi come posso fare? E Esatto. questo è il grande classico. E io penso che uno dei motivi per cui piace tanto il viaggio nel tempo è proprio questo, che si possono fare delle speculazioni Ecco. a oltranza. E in realtà, secondo me, sì, è molto usato fin dai tempi della prima macchina del tempo, ma perché è bello da poter immaginare e fino ad ora siamo pressoché tutti abbastanza convinti che non sia fattibile. Mentre abbiamo ormai quasi, quasi la Quasi. libertà di muoverci nello spazio ovunque noi vogliamo, il tempo ha questa cosa fastidiosissima che ci costringe ad andare sempre in avanti e anche alla stessa velocità. Al più potremmo farci congelare e sperare di riuscire a essere scongelati, come succede a Fry in Futurama. Però, ecco, siamo costretti ad andare in avanti. Poter andare indietro è un grande sogno ed è anche legato al fatto che in realtà noi viviamo in un mondo che pensiamo essere fatto di causa ed effetto, e Sì. questa Ok. catena causa-effetto ci costringe a pensare a un mondo proiettato in avanti. È chiaro che se noi mettiamo in discussione questa catena di causa-effetto, mettiamo in discussione quasi tutto ciò su cui si è costruita la specie umana, a partire dal bambino che capisce che se tocca il fuoco si fa male e non deve rifarlo. E poi mettiamo in discussione anche tutte quante le nostre teorie scientifiche, ma capisco che la speculazione sia lì a portata anche di tutti, no? Sì. Perché non serve essere scienziati o filosofi per rendersi conto che ci sono dei problemi logici che non rendono possibile il viaggio nel tempo. E poi c'è un altro appuntamento che è mercoledì Mercoledì 20 giugno, 20 giugno dove si si parlerà. parlerà di dinosauri a proposito di viaggi nel tempo, che in realtà andremo a analizzare insieme a Giulia Vidonis, che è una delle guide della cooperativa Gemina, che gestisce il sito del villaggio del pescatore dove c'è il dinosauro Antonio, quindi di dinosauri ne sa abbastanza. E, nonostante sia il suo film preferito e anche il mio, il film della nostra infanzia, è andata a spulciare tutti quanti i dettagli sbagliati, che a volte non sono neanche dei dettagli, ma sono degli errori giganteschi, che basta pensarci un attimo per capire che non è possibile, e per anche cercare di dare nuove informazioni sui dinosauri, vista che la dinomania adesso sta riesplodendo con i Con Jurassic sequel. World, sì. E quali sono questi principi semplici a un certo punto da capire per percepire che non è possibile un mondo come Jurassic Park? Allora, per esempio, se noi pensiamo proprio a Jurassic Park, quello Sì, originale, e quello di anche qui, Spielberg, sì. spoiler, Va bene, insomma, scusate, chi non ha. non andremo tutti quanti a Cioè. vederlo, temo, però andateci lo stesso. Jurassic World, l'ultimo? No, no, l'intervento di Giulia Ah, Vidonis, assolutamente. No, ok. non parlo di Jurassic World perché purtroppo non l'ho ancora visto e dovrò provvedere a colmare questa lacuna. Allora, se pensiamo all'isola del Jurassic Park originale e pensiamo alla quantità di dinosauri giganteschi erbivori che ci abitavano sopra, probabilmente quell'isola sarebbe durata 3 giorni, perché la quantità di piante a disposizione non poteva permettere la dieta di quei bestioni giganteschi. Ok. Secondariamente, su quell'isola ci sono piante della nostra epoca.
E noi sappiamo già che solo cambiando continente possiamo avere dei grossi problemi a livello di dieta nel mangiare cose diverse da ciò a cui siamo abituati. Immaginiamo cambiare praticamente pianeta, perché parliamo di 65 milioni di anni fa. Non solo le mangerebbero subito, ma probabilmente sarebbero tossiche per loro. Certo, quindi già da un punto di vista di alimentazione si Sì. sdogana tutta la possibilità di creare un'isola come quella di Jurassic Che Park. è un peccato, però Per purtroppo è così. poi dopo immagino dilungarsi su anche altri aspetti che hanno a che fare anche con le specie più violente Sì. che hanno i loro aspetti, diciamo, da dover parametrare con quello che poi invece è stato il film. Un'altra domanda. Il supereroe forse più conosciuto che è Superman, no? Yes. E lui un po' racchiude tutte le peculiarità del supereroe fatte su diciamo, raccolti in un'unica persona, perché quello può correre veloce come Flash, può Sì. volare, può vedere, fare, distruggere alla forza quello e quell'altro. Lì è un chiaro esempio di fantascienza proprio tirata fino ai livelli massimi, anche perché poi. Si è visto anche in Justice League, i componenti della Justice League valgono 1, lui vale 99. Finché Sì. sono tutti assieme, siamo fortissimi, non concludono niente. Appena arriva lui, si esaurisce il film. Ma questo è un altro discorso. Lui non si è mai in qualche modo messo al centro di discussioni come è fatto per Spider-Man e gli altri? Proprio perché è estremamente palese che è un Sì. oggetto creato ad hoc? Io non so nello specifico se ci sono stati momenti in cui anche Superman ha fatto dei pasticci, però Superman è il primo supereroe della storia praticamente, e quindi si è beccato tutti quanti i poteri insieme, perché il primo che fai è sempre il migliore, e si porta sempre dietro quest'aura di perfezione in cui, oddio, hanno provato a fare un Superman torbido con della personalità, ma non gli riesce, perché Superman è in un certo senso perfetto. Perfetto anche nel fatto che non ha problemi lui, a differenza degli altri, con la fisica, c'ha questa scusa di venire da un altro pianeta, Che lo tanto che scagiona da ogni. non solo lo scagiona, ma io penso che a un certo punto lui è talmente perfetto che si sono dovuti inventare un'altra roba, la criptonite, perché sulla Terra lui è invincibile a meno della criptonite. Questo automaticamente ci dice che non c'è nulla al di fuori della criptonite che lo possa fermare. Che poi non si capisca come mai sulla Terra ci sia così tanta criptonite, un poco tirata È sempre tutto molto come tirato. teoria, però vabbè, anche perché quando è uscito il titolo Batman contro Superman, io ho detto perché c'è anche partita magari, dopo si è visto che fondamentalmente Ben Affleck ha tenuto testa, ovviamente nei panni di Batman, anche se era semplicemente coadiuvato dalla criptonite, che altrimenti poteva fare ben poco. Ci sono dei supereroi, e qua poi chiudiamo perché siamo arrivati al termine. Proprio come Batman, che di superpoteri non ne hanno neanche uno. Hanno tanti aggeggi. Lui e Sì, Iron Man sono sì, l'esempio DC e Marvel sì. per eccellenza. Forse su di loro la fisica incide di più proprio perché hanno quest'aura di realtà che li circonda. Sì, assolutamente sì, anche se devo dire con molta tristezza che le tute di Iron Man non possono funzionare. Ok. Sempre per lo stesso motivo che ho bisogno di un tempo per decelerare, quindi è inutile. Il casco funziona, uno, perché ha la superficie esterna rigida, ma due, soprattutto perché c'è uno strato interno che quando batto la testa sul marciapiede si comprime. Ora, quello succede quando io sbatto la testa sul marciapiede e a volte devo cambiare il casco dopo aver fatto un Un incidente. incidente. Lui avrebbe bisogno, per le botte che prende, di uno strato talmente grande Per attutire. che per attutire. Allora, l'idea, siccome lui è, diciamo, più vicino all'aspetto ingegneristico, è di avere un materiale capace di assorbire queste cose. Però è proprio tirata per i capelli questa. Poi anche perché proprio in Civil War, se non sbaglio, ne parlavo con un amico.
la caduta di War Machine dal cielo, quando poi c'è Visione che spara pensando di prendere Falcon, invece lui si chiude e prende proprio War Machine, che cade, non rende possibile il fatto che lui sia No, sopravvissuto, a in meno nessuna che... maniera proprio, No, con fisicamente quella parlando. caduta no, se avesse fatto un cratere di 50 metri, allora forse sì, perché avrebbe avuto tutto il tempo di rallentare, là ci potevamo credere. Però il Però, cratere non c'è, quindi... Ma ragazzi, è un vabbè, film, c'è poco... è un film e ci piace vederlo così com'è. Esatto. Io ringrazio nuovamente Elena Tea Russo per averci spiegato anche alcuni dettami della fisica applicata ai supereroi. Ovviamente, in certe ci si può giocare sopra, in altre si accetta così com'è proprio il ruolo del supereroe disegnato apposta per essere finzione o fantascienza, però insomma è anche interessante capire dietro che ci sono degli studi che vengono fatti proprio per capire poi eventualmente come possono correggere e rendere più reali queste dinamiche. Grazie ancora, dunque, buon proseguimento. Grazie. Noi ci fermiamo per la pubblicità e continuiamo fra poco con la programmazione di Tele4. Bentornati, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia di Corrado Canuli. Grazie Corrado per essere tornato. Era un po' di tempo che non ci vedevamo in questa sede per parlare allora, Art Effetto, saggio di fine anno è brutto, un po' è troppo scolastico. Spettacolo di fine anno, come si può Guarda, chiamare? ormai noi li definiamo realmente proprio spettacoli, nel senso abbiamo un'autostima che è cresciuta molto nel tempo, anche nel nostro sito. Io sono sempre stato un low profile, nel senso non mi sono mai considerato né un gran ballerino né un genio, insomma, probabilmente una depressione latente che mi tempesta da anni, Dovrei far ma... parlare con qualcuno di mia conoscenza, così forse bilanciamo gli Ce ne ego. sono tanti, infatti mi avrebbe fatto bene. E anche sul sito ho messo molto vergognosamente, senza nessun pudore, la più grande e i migliori. Nel senso, a questo punto, dopo, a presto arriverà un anniversario importante per noi, siamo una realtà consolidata, grande, ampia, e quindi ti dirò che effettivamente anche i nostri saggi non sono più saggi, non lo sono da anni, ma sono veri e propri spettacoli che cerchiamo anche di, come dire, offrire a un pubblico diverso che non sia solo quello dei genitori. Tanto è vero che ci sono due appuntamenti in programma alla fine di questa settimana al Politeama Rossetti. Sì, che ormai invadiamo già da un po' di anni, ogni tanto con gradite presenze mi viene in mente i primi così, da Davide Calabrese ai nostri ex allievi, a Thomas Giugovaz, a Jacopo, chi altro viene? Cioè, sì, insomma, ogni tanto ci viene a trovare qualcuno, quindi arricchiamo sempre un po' a sorpresa per il pubblico e anche per noi l'offerta di questo tradizionale appuntamento di fine anno. C'è un programma già? C'è un programma già, sì che Porca c'è un programma, miseria, se c'è già non un ci programma. posso, no, mi è Sì, venuto. certo, c'è già un programma. Il 15, venerdì 15, noi presentiamo Fama e Successo, che è un libero adattamento dal musical Fame. E il giorno 16, invece, che è sabato, presentiamo un saggio originale su tema originale che si intitola Elementa, che è legato ai quattro elementi naturali, quindi acqua, aria, fuoco e terra. Nel primo vanno in scena i ragazzi che sono il frutto del primo anno, così, di preparazione che abbiamo fatto specifica su un percorso musical, che hanno studiato danza, canto, recitazione, tap. All'interno della nostra struttura e li vediamo in scena. Sono 10, non tutti ragazzi, ci sono anche due donne adulte e vediamo come se la caveranno. Insomma, per loro un banco di prova importante, la prima volta con microfoni, canto, dal vivo, Sono un po' danza e tutto nervosi in il questi giorni, beh, insomma, con musiche tratte dai film di riferimento o non Sì. necessariamente? Sì, sia dai film che dalle serie televisive che anche dal musical stesso, che invece ha Ah, come ok. dire, ha una stesura musicale diversa, completamente diversa. Riprende solo una canzone che è solo quella del tema di Certo. Fame e le altre invece sono tutte state scritte Pare che la appositamente. cantasse Irene Cara, no? È Esatto, ancora viva? Che esatto. fine ha Ma fatto? chissà, non lo so, Ogni sai tanto sono che... questi che spariscono. Infatti Rimane. riapariranno in quelle trasmissioni dopo 200 anni, Qualche grande ecco, fratello, chissà, chissà, celebrity, chissà, sì, eccetera. Insomma. infatti. È curioso anche come
fondamentalmente il mondo dello spettacolo sia fatto anche di queste curiose meteore. Io ogni tanto mi chiedo, anzi se qualcuno ne avesse notizia, magari me lo può, che fine ha fatto Nicca Costa, che era Guarda, infatti, tra l'altro, all'interno del musical c'è Out Here on My Own, non ci avevo pensato che lei cantava e sta lì. Io l'ho vista, credo, un paio d'anni fa, che è riapparsa in qualche foto in giro. Mi sembra fa sempre carina, forse tossica, forse, mi pare. Sembra che abbia avuto un qualche strano Tra l'altro risvolto. poi c'è questo allarme anche ultimamente sulla salute di Johnny Depp a me sembra semplicemente in forma, ma insomma, per l'amor di Dio. Vabbè. E da dove invece il giorno dopo, dal punto di vista quantomeno musicale, quali sono i riferimenti? Oh, lì siamo in un vero e proprio potpourri, nel senso andiamo da Bach a Vivaldi, a un compositore dei nostri giorni, si chiama Marco Schiavoni, a musiche più contemporanee, c'è un po' di tutto. Diciamo, prendiamo a servizio tutto quello che ci può essere utile, che può essere di supporto sia ritmicamente che anche da un punto di vista di temi e che poi sia valido e utile per i nostri ragazzi, che quelli più piccoli specialmente hanno difficoltà a contare, a stare sulla musica, insomma, quindi bisogna mettere ritmi molto scanditi perché non si perdano. Io mi ricordo quando io presentavo i saggi di fine anno del Dante, perché già avevo questa cosa, e c'era anche il saggio di ginnastica jazz, si chiamava quella volta, e mi ricordo che se stavi attento vedevi che le ragazze contavano prima di muoversi. Allora, c'era qualcuna che lo faceva molto professionalmente, c'erano altre che sembrava che giocassero alla morra proprio, no, anche con le mani, Ah, con la mammina. era una cosa abbastanza divertente, però perché fondamentalmente, adesso non voglio fare, musica è anche numeri, è anche danza, è anche numeri, insomma, sì, Matematica, è matematica e matematica. geometria, Però fondamentalmente. toglimi una curiosità che io non ho mai capito, quindi questa forse è la volta buona che ne vengo fuori. Una coreografia, no? Parliamo magari di una coreografia di quelle, che ne so, Giselle, Coppelia, questi. I movimenti cosa sono? Scritti? Cioè, una coreografia può essere scritta, può essere. Come funziona? Come si insegna? Non tanto la danza, magari poi ti chiedo anche questo, ma proprio una coreografia, come viene insegnata? Come viene messa su? Molto viaggia su tradizione orale, ha viaggiato su tradizione orale per anni, tant'è che molte coreografie sono andate perse, non si sa, ci sono ricostruzioni basate su bozzetti, su disegni, su progetti, ma non c'è stato più nulla di realmente pratico, perché la Capito. tradizione era veramente fisica e orale, quello era. Poi sono stati introdotti dei sistemi di notazione della danza che si basano sul pentagramma, quello che conosco io, che ho studiato io, che è il Benesh, e praticamente ogni rigo del pentagramma corrisponde a una zona del corpo, quindi sulla prima riga ci sono i piedi, sulla seconda le articolazioni principali, le In ginocchia, questo. le anche, le spalle e i movimenti della testa, per cui segnandolo, scandendolo come le battute musicali, con determinati segnettini, se lo vedi sembrano geroglifici puri Sì, perché sono ho capito. incomprensibili, però ti fa capire che quel braccio è piegato, l'altro è allungato in avanti, eccetera, eccetera. Un Ah, quindi lavoro non è una questione di lunghissimo. passi. Io pensavo che fosse una questione di passi, cioè che ci fosse una codifica dei passi e che quindi questo facesse. Certo, facesse da base, no? Sì. Ci sono, ovviamente tutti i passi sono codificati, quelli della danza classica, poi sono iniziate le nuove influenze, Ah, sì, destrutturazione del movimento, linee off voglio dire, balance, eccetera, quindi è sì. diventato un po' complicato e quindi si è andati un po' oltre. È un sistema però lunghissimo, anche perché tu devi notare, e il problema qual è? Che ogni movimento non è detto sia riferito allo stesso fronte, allo stesso tempo, eccetera, quindi insomma, Non è un E lavorone senti, toglimi complicato. un'altra curiosità. Io una volta non mi ricordo chi avevo intervistato, mi stupivo molto del fatto che, per esempio, quasi tutti gli spettacoli che vengono a Trieste, la musica sia su base, no? Cioè non c'è mai l'orchestra che accompagna, eccetera. Mi hanno spiegato che dipende proprio da come si è abituato. Cioè, l'orchestra non suona mai sempre nello stesso modo, sera dopo sera ci possono essere dei cambiamenti, eccetera, e questo potrebbe disorientare anche con un minimo, come si dice, con un qualche cosa fatta più velocemente, eccetera, eccetera, potrebbe disorientare chi balla. Quindi c'è bisogno di una base che sia quantomeno
quella sempre su cui appunto ci siamo. È così sì, via? È un po' la giustificazione dei poveri, perché in verità certo è molto più interessante danzare dal vivo con un'orchestra e un direttore che ti segue. Ah, quindi non è un... capito. No, no, è un accomodamento diciamo di oggigiorno perché i costi sono sempre improponibili. Ti dirò anche, mi ricordo un'edizione che ricordiamo tutti nel 90 al Verdi, abbiamo fatto una Vedova Allegra dove direttore c'era Daniel Oren. Che aveva fatto questo inserto in vedova, c'era un inserto di un cancan e era molto divertito questo nostro cancan, per cui già alla generale, all'ante generale era diventato con un bis che era stato strutturato a Gino Landi, aveva montato questa coreografia e eseguivamo. Il simpatico Oren alla prova generale, quindi già col pubblico, ha deciso di fare anche la terza replica, per cui noi eravamo già sfiniti, comunque poi insomma è sì, pesante, beh, diciamo, cancan, eccetera. Tirandolo poi con una velocità infinita, per cui eravamo morti, finiti, inaspettatamente, per cui metà del corpo di ballo è uscito, metà è rimasto dentro cercando di improvvisare qualche cosa, insomma è venuto fuori un numero divertente e lui rideva, lui se la godeva. Voi lo vedevate? Che lo vedevamo, ovviamente. Voi lo noi lo vedevamo e lui vedeva schiattare noi, per cui sì, la velocità a volte è un problemone, perché tu hai determinati tempi anche rispetto al fiato, alla resistenza, sei abituato certo, a provarlo sì. Con una certa resistenza aerobica, se diventa 10 secondi in più, non hai più il tempo di finire i salti o i giri come devi, insomma diventa un rischio fisico anche. Senti, mi dicevi prima dei numeri di Arte Effetto, che sono numeri molto, molto importanti, molto, che danno anche molta, molta soddisfazione, danno anche, come dire, un ulteriore credito al vostro lavoro. Come si conquistano questi numeri? Bah, guarda, io penso come tutte le cose, Umberto, credo si conquistino facendo un lavoro fatto bene, serio, professionale, non inventandosi, avendo avuto pratica di quello che insegni, perché è come se tu vai da un falegname a farti fare un tavolo, lui l'ha studiato teoricamente, quindi sarà anche il più bravo teorico del mondo, ma poi certo la pratica è un'altra cosa. E quindi credo che avere uno staff che è fatto praticamente tutto di ex danzatori, fare questo, aver appunto ballato, eccetera, credo che ci dia quel quid in più che alla fine l'utenza e Trieste ha riconosciuto. Per cui sì, il prossimo anno festeggiamo 20 anni di apertura della scuola, 30 anni di esistenza della compagnia Arte Effetto, che era nata così originariamente, e io personalmente anche 25 anni di insegnamento, quindi insomma prossimo anno anche lifting ristrutturazione fisica, liposuzione. Il prossimo anno sarà l'anno un festone, infatti oggi iniziamo diciamo i festeggiamenti per esatto. Il prossimo anno saranno anche 30 anni dalla mia laurea, quindi ecco. se vuoi mi posso anche inserire in una... Ma poi vedevo anche 40 anni di Tele4, quindi insomma siamo... Sono i 40 anni di Tele4, tutti... e già che ci sono, questo mi fa anche molto piacere, sono anche, diciamo, 40 anni fa io ho incominciato la mia avventura al liceo Dante, che quindi... con i rapporti con i compagni dura ancora, per cui è un periodo, sì, un periodo molto, molto che ricordo con grande piacere. E chi si iscrive da voi? Chi immagino non solo i bambini, no, anche, cioè... anche noti conduttori televisivi. sì. No, si iscrive veramente, devo dire, arrivata la crisi. Potrei, se c'è una roba solo di tip tap, guarda, persino potrei. Non ce l'abbiamo noi, ma ce l'ha una nostra collega che si chiama Michela Bianco, che saluto con piacere, con cui collaboriamo, per cui ti possiamo spedire da lei tranquillamente. Guarda che ci pensi, sì. Va bene, glielo diremo, le farà piacere. Si iscrivono, ti dicevo, con la crisi è cambiato molto, nel senso i bambini ovviamente restano sempre una roccaforte, l'educazione, la disciplina, la postura è sempre ben visto, ma devo dire che anche molti adulti credo abbiano rinunciato al weekend estemporaneo in cui spendi magari 600-700 euro e investono quella cifra a mantenersi in forma, a fare qualcosa che gli piace due volte a settimana, che il costo più o meno è quello, per cui abbiamo... 4 classi di classico per amatori, quindi per adulti, aperte, che vuol dire, sì, che vuol dire insomma, una 60ina di persone, quindi insomma, numeri interessanti che alla fine, come dicevi tu prima, ci portano ai nostri 530 frequentatori attuali, quindi insomma su 600 metri di sede abbiamo un frequentatore a metro quadro. Abbiamo ancora 60 frequentatori da poter accogliere, di più non ce ne sono. Ricordiamo che la vostra sede è in via Coroneo 15, se non mi sbaglio, che è l'ex
quello che ancora, anche se non l'è più, sì, sì, ma comunque rimane l'ex sede del Goethe Institute, tanto tanto per capire. Io sono testimone anche sotto certi aspetti involontario del loro successo, perché delle volte io mi fermo, anzi devo fermarmi un pochettino più avanti, perché quando vado a prendere la verdura in largo piave, sì, alla sera non so mai dove mettere, perché beh, giustamente ci sono i genitori. Bene, 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 viene, ne siamo felici. Sono felice che tu non trovi parcheggio. Sì, sì, no. Ci va bene. Senti, questa attenzione al musical, no? È un po'... È brutto dire una moda, perché sotto certi aspetti non è nemmeno quello il concetto che avevo in mente. Certo però è che da anni si sta un pochettino riscoprendo questo genere, che nel nostro teatro forse non ha avuto grande, grande fortuna, perché probabilmente non c'è mai stato il musical, un genere paragonabile a quello statunitense o inglese. Garinelli e Giovannini facevano commedia musicale, che è leggermente, è un parente stretto, ma è leggermente, leggermente diversa. C'è sempre questa attenzione, perché è anche vero che, per esempio, noto, ma questo è il problema più dei musical, però, per esempio, noto che a livello internazionale non c'è più lo spettacolo, come dire, che si ferma nei teatri per decenni, e ci siamo rimasti fermi a Miserabili, Fantasma dell'Opera e credo forse Wicked fra i più nuovi, sempre che ci sia ancora. Però voglio dire, nonostante, diciamo, appunto, questa chiamiamola crisi di tenuta, ma non è nemmeno esatta come definizione, ma insomma, nonostante questo, il genere tira ancora, ecco, detta in... Sì, il genere tira ancora. Io credo che poi Trieste in qualche modo lo ami particolarmente, perché è restato orfano dell'operetta. Il musical, sì, forse è la cosa che più si avvicina, sì, col tramite anche della commedia musicale. Quindi alla fine credo che il pubblico triestino si sia affezionato al musical anche per questo, perché comunque era erede di una tradizione, sì, sì, questo importante. È vero, c'è una continuità. Direi di sì. Da un punto di vista nostro, diciamo così, di vocazione professionale, degli allievi, eccetera, è anche vero che una delle poche realtà lavorative di questi ultimi anni positiva, perché compagnie di danza chiudono, corpi di ballo hanno chiuso, quindi alla fine anche i ragazzi, insomma, più giovani, che magari non hanno un talento spiccato per una disciplina, si arrabattano un po' alternando la danza, la recitazione, a cantare, a ballo in uno spot, eccetera eccetera. Quindi da quest'altro punto di vista credo che il musical sia un ennesimo contenitore nel quale riversarsi. E poi penso anche che siamo comunque sempre stati esterofili, e quindi alla fine musical fa più figo di commedia musicale, e tutto sommato in fondo io credo anche che il pubblico abbia bisogno di leggerezza, perché vedo anche, insomma, frequento abbastanza spesso i teatri e devo dire che, insomma, certe opere liriche diventano oggigiorno improponibili per la lunghezza, e quindi è anche orribile, impensabile tagliare. Però non siamo più adatti, non siamo più capaci di restare tutto attenti. Un discorso, credo sia un fenomeno, sì, anche sociologico, un po' più profondo da analizzare. Laddove, secondo te, un fenomeno come quello di Roberto Bolle, no? Che è un po', adesso è brutto dirlo perché sembra una sorta di discredito, ma vabbè, cioè, ha la stessa importanza, è diventato un fenomeno pop, come Pavarotti, per certi, io dico nel senso migliore del termine, aiuta a creare nuovo interesse nel campo della musica, sì, però a livello internazionale io non ne vedo altri, oppure siamo noi che ci concentriamo su di lui? Forse credo entrambi le cose, ci sono molti altri danzatori estremamente famosi. Certo che sono molto di nicchia, molto di settore. Io credo che Roberto Bolle abbia la fortuna di aver avuto il viso che ha avuto, il fisico che ha avuto, e quindi mediaticamente è un personaggio che funziona, è bello, attrae, nessuno ti dirà mai che Bolle è brutto. Per cui credo che questa sia stata la sua carta vincente rispetto alla notorietà. Poi certo aveva delle ottime qualità e indubbiamente questo l'hanno aiutato ad avere la carriera che ha avuto. Sì,
Sì, penso che comunque in ogni caso, come tutti i fenomeni, anche ad esempio come le trasmissioni televisive, i contest e quant'altro, tutto porta in qualche modo rumore, porta in qualche modo attenzione a un mondo che insomma, è sempre stato un mondo di nicchia, poco comune tra le persone. Quindi c'è una cosa che mi è venuto in mente, non mi ricordo parlando con chi qualche settimana fa, sulla quale avevo riflettuto molto poco. Ci riporta un po' forse al discorso del disco, eccetera, no? Se una persona vede, si fa un'idea della danza in televisione o magari anche per effetto di alcuni film, eccetera, ha un'idea di uno spettacolo sempre perfetto, no? E come posso dire, quasi persino troppo etereo. Adesso non so se. Quando invece vai a vedere uno spettacolo di danza dal vivo a teatro, almeno a me è capitato la prima volta che ci sono andato, la prima cosa che percepisci sono i rumori. Cioè, io ho fatto un esempio un po' divertente. Fred Astaire non fa rumore, nel senso quando si muove, quando fluttua. Gene Kelly non fa rumore, non faceva rumore nemmeno Nuria, quello che noi vedevamo alla televisione. Quando invece vai a teatro, senti il Il rumore. rumore. Mi veniva in mente una frase di Shirley MacLaine, che nasce come ballerina, ricordiamoci, che diceva: un danzatore non mente mai, dancers never lie. Perché è vero, no? Cioè, e uno non ci pensa finché non lo vede. Hai ragione, sì, anche io ho un aspetto al quale non penso mai molto, però sì, l'altra cosa a volte che mi colpisce quando lo guardi, perché guardi che poi c'è una fisicità e una verità, è che esempio alla prima pirouette, cioè al primo giro che fanno, inizia a vedere più una raggiera di sudore che spritza in giro, cioè nel senso è una cosa fisica, il corpo Una si cosa fisica, muove e quando il corpo si muove fa rumore, per cui poi ci sono palcoscenici fortunati dove tu puoi saltare in tutti i modi, non si sente, e altri che hanno delle casse di risonanza Ah, è micidiali. vero, sì, c'è Per anche questo. cui le povere donne che hanno le scarpe da punta, che hanno questa punta indurita, fanno questo toc toc toc. Insomma, è vero, non ci avevo mai Sì, pensato, una ma cosa, è voglio proprio dire, fisica. sì, perché veramente vedi, non lo sforzo nel senso deleterio del Faticoso, termine, vedi certo. e poi dopo c'è, io non so se tu lo conosci, una cosa che a me diverte tantissimo, non so come sono venuto è che probabilmente girando su Facebook Incroci, trovi di certo. più, di tutto e di più. C'è un ballerino statunitense, non so se, che credo fosse anche stato con Bolle, non so se a Trieste, ma certamente ha lavorato con i Bolle, Ball and con Friends. Bolle and Friends, e questo ballerino si chiama James Whiteside. È abbastanza fisicamente anche ricorda Bolle, molto alto, imponente, eccetera. E questo a me diverte. Un'attività, poi, diciamo, lui fa la drag queen. È una cosa non vado a giudicare, non mi interessa niente. È una cosa divertentissima, eccetera. Però io mi chiedo, com'è che credo lui sia All'American all'American Ballet, è Ballet. anche un primo ballerino. Sì, è uno grosso, ecco, Sì, insomma. sì, sì. Io mi chiedo, ma com'è che gli consentono di fare una cosa del genere? Perché certamente con i tacchi, eccetera, quindi potrebbe anche procurarsi dei problemi non indifferentemente, però lo lasciano fare. E ripeto, è una cosa divertente. Io non so come ci sia arrivato. Probabilmente sapete che se si va su YouTube si parte da Tony E Curtis e si finisce arriva a. non si sa dove. Sì, Però è curiosa certo. sta storia, non Sì, so. probabile. Ma sai, credo che comunque rientra nella sfera di libertà, nel senso Certo, ci ovviamente mancherebbe è un altro. suo rischio. Se precipita da una zeppa a 25 centimetri, resterà a casa e non lavorerà. Perché insomma, io finché ballavo, e tuttora ho una polizza abbastanza cattiva che se scio, faccio una serie di cose, Ah, non certo, vengo se. pagato. Perché ovviamente insomma, è un rischio in qualche modo professionale. Immagino lui si sarà fatto mettere dei tacchi di cemento armato, chissà, c'era lo stivaletto malese. Ripeto, è lo stivaletto malese. Sì, sono quegli stivaletti belli stretti che tengono Ah, ben ok. Se contenuta la qualcuno ha caviglia. curiosità di vedere, insomma, è divertentissimo. Trovo che sia, come dici tu, anche un segnale di grande libertà, insomma, Infatti, in fin dei conti. guarda caso, succede in America e non qua da noi. Ah, beh, sì, No? qua da noi sarebbe tutto molto.
controllato, Molto concentrato controllato, e sì, è eccetera, insomma. criticabilissimo. Senti, Corrado, allora, per il prossimo anno, dunque, sarà l'anno delle Eh celebrazioni, in già, fin dei conti. eh Avete già. già in mente qualche cosa? Ci sono un paio di progetti in piedi, stiamo cercando anche in qualche modo di riunire tutti gli storici fondatori della compagnia in un progetto di nuovo in scena, quindi rivedere le mummie che si muovono, però insomma sarebbe un piacere per noi ritrovarci, insomma, e rivivere delle emozioni come per te e Del i tuoi resto compagni anche gli ABBA, per dell'arte. dire la Ecco, verità, adesso infatti tornano, è un per momento di cui revival, quindi perché no? insomma. Quindi sì, faremo una serie di progetti, stiamo chiedendo un po' il sostegno anche delle istituzioni in questo senso. Siamo una realtà, la danza è sicuramente un'attività marginale, però muove comunque discreti numeri, sono tanti anni, siamo tutti arrivati in questa città che ci ha accolto magnificamente, quindi cerchiamo di ridare alla città quello che abbiamo avuto da Allora, Trieste. ricordiamo intanto gli appuntamenti di questo fine settimana, il 15, io vado, come dire, vado quella maniera, il 15 per il musical Sì, Fama e Fama è Successo successo. e il giorno dopo con Elementa, che è questo spettacolo più ampio nel senso che raggruppa vari percorsi, Sì, penso di poter dire. vari stili di danza. Gli orari sono Gli orari 20:30, sono tutti e due gli spettacoli alle 20 e 30 al 20:30. Politeama Rossetti, biglietti già in prevendita, per fortuna ne restano pochi, quindi se vi interessa andate velocemente, per fortuna è andata bene, E siamo poi felici. ultima domanda, se qualcuno magari volesse conoscervi meglio, volesse iscriversi, eccetera, immagino che ci sarà un sito Trova tutto sul internet nostro che ormai sito. questo va di default, però può venire anche Certo. a trovarvi in sede. In via del Coroneo 15, come ricordavi tu, nella sede dell'ex Goethe Institute, e poi sul nostro sito www.arteffetto.it trova tutte le informazioni del caso. Allora, grazie a Corrado Cannulli, buon lavoro Grazie per l'anno degli anniversari. a te. Grazie. E, grazie a tutti, buon proseguimento.